Dopo gli interessanti I Am Setsuna e Lost Sphere, Square Enix e Tokyo RPG Factory tornano con un bel JRPG vecchia scuola. Scopriamo com'è andata con la nostra recensione. Oninaki parte da un incipit interessante che purtroppo non viene sviluppato in maniera adeguata. Nel mondo del gioco, i defunti che non riescono a trapassare e restano vincolati dal rimorso al mondo materiale rischiano di trasformarsi in anime perdute senza riuscire mai più a reincarnarsi. Ecco perché esistono i Watcher, gli osservatori, che hanno il potere di comunicare con gli spiriti e viaggiare liberamente dal mondo dei morti alla sua controparte ultraterrena, una sorta di dimensione parallela dove vagano gli spiriti di chi è morto da poco. Il protagonista è Kagachi, un Watcher che si occupa dei casi più difficili grazie alla sua capacità di legarsi ai demon, spiriti erranti portati per il combattimento. Tokyo RPG Factory prova a esplorare i temi della vita e della morte ispirandosi alla realtà, ma nel giro di pochissime ore abbandona ogni pretesa di riflessione sociale per proseguire con una storia che riesce a essere lineare e disorganica al tempo stesso. Il canovaccio si sviluppa in modo incoerente, appoggiandosi a dialoghi semplicemente tremendi. Non sappiamo se la colpa sia da attribuire principalmente alla localizzazione in lingua inglese, ma il ritmo dei dialoghi e la loro vena spocchiosa, se non spesso infantile, si sposa malissimo con la drammaticità della vicenda. La maggior parte di questi dialoghi non è neppure doppiata completamente, coi personaggi che si limitano a pronunciare qualche parola in giapponese per contestualizzare la conversazione, e la colonna sonora minimalista ma molto buona fa quel che può per sostenere i momenti più importanti, impreziosendo soprattutto le brevi cinematiche. Per quanto riguarda l'aspetto di Oninaki, è importante premettere che Tokyo RPG Factory è uno sviluppatore a budget ristretto, perciò bisogna approcciarsi al gioco in una mentalità più cauta e considerata, senza aspettarsi chissà quali meraviglie tecnologiche. In questo senso Oninaki è un titolo che non delude sia in modalità portatile che sul TV, grazie a uno stile molto più ricercato rispetto a quello impiegato in I Am Setsuna e in Lost Sphere. La palette di colori è ciò che distingue principalmente i due mondi di gioco. Possiamo spostarci da uno all'altro in qualsiasi momento premendo un semplice tasto, ma di fatto non cambia la geometria delle mappe o la natura dei nemici, praticamente gli stessi sia in un piano che nell'altro. Come molte altre idee di Oninaki, anche questa dinamica avrebbe potuto dare molto di più. Cambiare dimensione, infatti, non ha nessuna valenza strategica e raramente influenza il gameplay. Sono pochissimi i casi in cui si deve risolvere un rompicapo sfruttando questo potere di transizione. L'esplorazione si rivela quindi prevedibile e ripetitiva, nonostante le mappe nelle fasi finali del gioco tendano ad essere sensibilmente più elaborate. La disposizione dei nemici invece lascia davvero molto a desiderare e la maggior parte delle creature viene riciclata di mappa in mappa con piccole modifiche all'aspetto e ai colori. Inspiegabili sono gli estenuanti tempi di caricamento su Switch e persino la transizione da una dimensione all'altra, che dovrebbe essere quasi istantanea, a volte congela brevemente lo schermo per qualche istante. Un action RPG può avere una storia essenziale, ma se sotto il cofano c'è un sistema di combattimento divertente, può reggere tutta la baracca. Sfortunatamente non è il caso di Oninaki, o almeno non lo è del tutto. Mentre I Am Setsuna e Lost Sphere si ispiravano principalmente a grandi classici come Chrono Trigger e Final Fantasy VI, Oninaki ricorda soprattutto Secret of Mana. Nei panni di Kagachi dobbiamo esplorare le mappe e sconfiggere orde di nemici in tempo reale, affrontando periodicamente qualche boss di grandi dimensioni. Kagachi di per sé non può fare molto. Un tasto permette di attaccare concatenando piccole combo, un altro permette di curare con le pozioni curative. Ogni capacità in combattimento, incluso il tipo di arma equipaggiata, dipende dal demon che si sta utilizzando. Kagachi può equipaggiare fino a 4 demon diversi che saranno associati allo stick sinistro, e ogni demon conferisce, oltre a un'arma specifica, anche un'abilità peculiare che può essere una schivata, il salto, la capacità di generare scudi protettivi e così via. Non tutti i demon sono divertenti da giocare, e il problema è legato sia a un sistema di combattimento legnoso e poco reattivo, sia al design dei demon e ai loro attacchi. Individuando i demon più divertenti da giocare, Oninaki riesce a dare anche qualche soddisfazione, ma ci si arriva soltanto col tempo e con la pazienza di sbloccare tutte le attività. È un vero peccato che nemmeno questa volta Tokyo RPG Factory sia riuscita a creare un gioco memorabile. Talento e buone idee ci sono, ma ci sono anche nello stesso tempo tante criticità. In definitiva, Oninaki è un gioco mediocre, che piacerà solamente ai giocatori più pazienti e determinati.